Via libera, Ellie, scendi. Wow, che roba. C'eri mai stato in un posto così? Prima che andasse tutto in malora. No, troppo sforzoso per uno come me. Per uno che gli piacciono le donne così, non lo so. Ovviamente si scherza, ma certo, anche te però così esplosivi sei un po' più clemente, cazzo. Oh, c'è la cassetta, attenzione, va trovato il codicino. E noi lo troveremo. Per me possiamo salire là. Aspetta un attimo. Adesso io mi spulcio tutto quanto qui per trovare quella maledettissima combinazione che da qualche parte starà sicuro, eh. Macchina del caffè, cos'è? Ah, esatto. Mi manca il caffè. A me no, mi fa proprio cagare il cazzo. Quei piscioli, che palle. Tutti a bere caffè. E cazzo, bevetevi il piscio piuttosto. No, sono serio, fa proprio cagare il caffè. Non sto scherzando. Allora. È sera anche per me, scusate. Scaletta, giustamente. Come trasporta? Che cazzo vuol dire trasporta, zio? 2000 years later. No, io l'appoggio qui. Da un po'. Non mi freghi, bimbo. Non mi freghi, bimbo. Sali. Ok. Fa attenzione. Io ho bisogno della combinazione. Bello, bellissimo. Bello, godo. Qui, qui. Qui dove? Farlo scappare. Troppo vicino. Lui c'è, non mi vedi già più? È andato. Ehi, dividiamoci. Lo vedi? Ha un fucile. A te, amico, nulla. Lo vedo! Merda, sono in tre. Forza, ti copro io! Nei coglioni! Quattro. No. Dentro. Penso di aver calcolato male qualsiasi cosa. Davvero. Tu ti attacchi al cazzo adesso.
Lascialo venire. Grazie per i colpi. No. Sono due. Tre. Forza, ti copro io. Non mi capperai mai. Non perderlo. Ehi. Scappa e curati. A posto. Due e nessuno di qua. Via. Aspetta che non li vedo più. Eccoli là. Per ora me ne evidenzia uno solo. Però aspetta, mai dire mai. Infatti. Vieni. Dai, più uno solo. E dai. Addio cacciatori. Eppure non riesco a trovare dove sia il foglio della combinazione. Incredibile, vediamo se ce l'ho già. No, non è nessuno di questi. Ma lo troveremo. Qua rimanere inculati è un vento, perché tipo tu superi una porta, una grata, una finestra, un cancello, quello che è. E arriva il punto in cui tu poi indietro non puoi tornare. E se poi indietro non puoi tornare, c'è tutto ciò che potevi prendere, semplicemente te lo scordi. E quindi buona. Allora, non ho controllato di qua. Ah beh, Joe, questi sono dettagli però, eh. La combinazione dovrebbe essere questa 22-10-56, esatto. Dato che ci sono, potresti anche darmi altro, ma lo dubito, infatti. Oh, che bello.
Posso saltare giù senza perdere vita. Era qua dentro, vero? Sì. Dai, saltali però. Bravo. Abbiamo detto 22. Sì, aspetta, eh. No. 10. 56. Oh, che bello. Proiettili. Libro cos'è? Vabbè. I 50 ingranaggi sono forse la cosa più importante. Perché gli ingranaggi, ragazzi, sono quelle cose che tu al momento non vorresti trovare. Però poi, quando le trovi, ti salvano veramente il culo. Perché quando arriva il momento di usarle, più ne hai meglio è. Anyway, andiamo avanti. Sì, mi stavo spostando il microfono, per quello ho sbattuto la testa contro il muro, Joel. Allora, basically dovrebbero essere tutti morti, credo. L'importante è che non lo siamo noi. Vediamo qua. Perché tipo un labirinto, questo hotel. È facile facile ritrovarsi al punto di partenza, perché tipo c'è un punto solo in cui puoi andare su. E credo siano delle scale, forse. Ripeto, ragazzi, sono passati degli anni. Anni. L'ultima volta che l'ho giocato, quindi dovete anche avere un po' di clemenza. Lo so che questa cosa non andrebbe detta, però mi piace essere onesto a volte. No, voglio sempre il mattone più carino. Mi piace essere una persona onesta. E sì, l'ho già giocato, ma i miei ricordi, intanto andremo su di qui, sono veramente, cioè, minimi, ma minimi termini sono i miei ricordi in questo momento. Quindi do un'ultima esplorazione a questo piano, poi tranquilli che si sale, eh. Perché sapete, questo è un gioco di avidi. Cioè, più prendi meglio è. Però è un'avidità con giusta causa, eh. Cioè, non rubare con giusta causa. Grazie. Vediamo. Sempre niente, sempre. No, non ti lasciar tentare da quelle bottiglie, zio. Anche c'è più bottiglie qui che nel mio frigo, incredibile. Panni, cosa posso fabbricare? Questo. Ed è buonissimo. Ora di certo non torno a prendere le forbici di là. Anzi, dato che ci sono, sapete che c'è. Mi costa di più lasciarle qui. Quindi buona. Fatevi prendere. Grazie. Allora, qua c'è un cortiletto. Che porta a questa camera altrimenti inaccessibile. Che non ha esattamente un cazzo. Fantastico. Però almeno c'è qualcosa, a parte una bottiglia. C'è l'esplosivo. Il che non è male. Ok, il tour di questo piano si può considerare concluso. La guida è contenta di avervi portato in esplorazione. Ma è arrivato il momento di salire, perché sono anche un po' rotto i coglioni di stare qui, eh. Quindi, hop! Allora, partiamo dal retro, dove non c'è niente. Immaginate tipo fosse come Uncharted, che... Minchia, meno male non m'ha visto. Sti cazzi. Comunque, dicevo, immaginate tipo fosse come Uncharted, che tu non puoi correre con L1. Vieni, zio.
Fuori uno. Se ti piace la frutta, mangiatela tutta. Minchia, zio, eri solo, ma povero te. Proprio un pastiglione ti ha lasciato. Quello è un tavolo dove si può modificare? No. Ho sentito un rumore. Suspicious. Ok, laggiù. Vabbè, dai, non ti farei mica fregare da sto coglione qui, eh. Vieni. Se c'è coraggio, vieni. Oh, merda. Calmati, amico. È tutto ok. E qua tu muori. Cazzo. Almeno non sei nascosto in bella vista. Let's go avanti. Vabbè, dai, ce n'è più due da quel che vedo, da quel che percepisco. Attenzione alle camerette laterali, perché potresti veramente morire inculato. Ma scusatemi il termine. Appunto. Appunto, appunto. Vieni qui. Con calma, amico. Tranquillo. Sono tranquillissimo, zio, non ti preoccupare. Più tranquillo di me non c'è nessuno. Mi vedi agitato? Mi vede agitato? No, mi sto agitando io, quindi fra poco ti accompagno all'uscita. Per me è la cipolla. Attenzione che qui ce n'è un altro. Anche tu. Oh, santi, amico, non facciamo scherzi, ok? Niente, scusate, stavo leggendo una notizia che è appena uscita adesso, visto che Pogba c'ha la scorta a Torino. Ma che cazzo? Mi è sembrato di vedere un gatto. Vieni. Ehi, amico, non fare stupidaggini, ok? Non è assolutamente una stupidaggine questa, fratello. Ti sto solo facendo un favore. Ok, gli esperti mi dicono che non ce ne siano più. Invece mi sbagliavo. Vabbè, ma ce ne saranno talmente pochi rimasti che anche se mi vedono è giusto il fatto di farsi vedere il problema. Tutto qua, non c'è pericolo alcuno. Ciao. Se hai cliccato questo file, di sicuro hai voti di memoria. Vieni. Lo scrissi perché non potevo accedere alla posta e pensai, non ricordo le password, figuriamoci la storia. Dove sei? Integratori quanto ho? 25. Not so useful. Vieni. Alla ricerca di tizio. Pa-pa-ra, pa-ra-pa-ra-pa-ra. Anzi, forse è più adatta. Pam bam barabam bam barabam bam barabam. Barabam bam barabam bam barabam bam barabam.
Bam 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 bam. Bam bam bam. Perché ho inizialmente pensato che ce ne fossero due. Dov'è il fra? Il fra è qui. Parabam bam parabam bam parabam bam pararam parabam bam parabam bam parabam bam parabam parabam bam parabam bam parabam bam parabam parabam bam 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 parabam bam bam bam. Vieni amore, vieni, vieni, vieni. Oh sì. Oh, bello nercoppino. Ok, basically qui ci siamo già stati, quindi... Merda! Cosa? Nei coglioni. E nella testa. Mico, è così che fanno i campioni? Oh, mico, non so se l'avevi capito. Che bello, ti sei fatto fuori fuori da un'arma non potenziata. Mamma mia, che disonore proprio. Quando si dice meglio la morte al disonore, questo ne è proprio il paradigma. Cinque integratori dovremmo esserci per la velocità di cura. Che comunque non è una cosa da buttare via. Che vuoi? Scelto la strada facile, eh? Non è facile. Per molti è stato meglio così, piuttosto che farsi prendere da un clicker o da un cacciatore. Fidati. Sono morti di fame, ma cosa? Non è facile. Raga, comunque questo hotel è enorme. Cioè, sti cazzi. Io potrei starci una giornata intera qui. Ma no, davvero. Cioè, ci perdi facilmente il senso dell'orientamento, incredibile. Qui non so più dove andare. Cioè, in realtà lo so dove andare e saprei anche arrivarci al punto dove devo arrivare. Però c'è ogni angolo che giro, ci sono stanze su stanze su stanze. E questa non è una nota negativa verso questo gioco. Anzi, anzi. Ci sono giochi proprio... Puoi esplorare due pisciatine in croce e finisce lì il divertimento. Qua invece è tutta un'altra cosa. Allora, so che c'era un cortiletto anche a questo piano. Poi dopo giuro su me stesso che andremo su, perché anch'io mi sto un po' frantumando il cazzo. E credo che fosse proprio quello. Esattamente. Ok, praticamente la ricerca del cortiletto non ha portato a niente. Che bella la mafia, John. Sempre la stessa frase, mi tocca dire. Vabbè, rientriamo. Avevo adocchiato le scale, ma non avevo adocchiato questo. Vabbè, meglio di nulla. Ok, questo è ufficialmente l'ultimo piano. Nell'ascensore ci sia una scala. Aspetta, provo ad aprirlo. Ed ecco qua che Joel commetterà il peggiore errore della sua vita. Che
Vediamo dove porta. Sarà un po' stretto. Non si sa mai. Le tue idee, Joel, le tue idee. Andiamo. Trovami qualcosa su cui salire. Ci siamo. Ci siamo. Bravo Joel, bravo, bravo proprio, bravo. Con tre B, bravo. Joel! Sto bene! Tu stai bene? Che culo. No! Mi hai spaventato la mano! Non ti buttare, zia. Intanto penso che appunto prima cosa da fare sia accendere una torcia. Scendo, scendo, figlio. No! Non t'azzardare. Rimane lì! Salgo io da te! Non fare niente di dubbio! Lo ci provo. È una minaccia o un invito? Beh, è inutile che metta a cercare sott'acqua qui, dai. Qua ci sta una minchia, quindi si prosegue dritto. Dai, nuota su. Forse è quella. Aspetta un attimo. Non ho ancora provato laggiù. Tosto. Aspetta. Ok. Se mi fa andare qua sotto, qualcosa ci deve essere per forza. Sì, mo aspetta però, oh, ok, tutto però. Fammi ripigliare. Giù. Visto? Anche senza porta? Eh sì. Allora. Devo girare questo cancello. L'hotel ci ha fatto fare la scorpacciata di cose, come ben sapete. Come avete avuto il piacere di vedere. Infatti, le resistenze che abbiamo incontrato davanti a noi, dopo l'arrivo in questa città abbastanza merdosa, non è che fossero tantissime. Quindi, dicevo, e lo ripeto ogni volta che succede, che quando il gioco ti mette davanti un sacco di cose da prendere, è probabile che qualcosa di grosso invece stia per succedere. Tanto adesso cerca di non affogare, grazie. Primo step della cosa. Sì, però non mi fa illuminare le cose e poi ci vado lì invece non è un cazzo. Cioè, perché stronzo mi illudi e basta.
Ok, giro di ricognizione. Esplosivo. Band. Qua c'è una bottiglia. Sorry. Qua che mi dai? Una lavanderia. Che bello. Che bel posticino da visitare però. Chiave magnetica necessaria, ok. Non ho più queste cose. Questa sì, in effetti, era una lavanderia. Okay, ai tempi. Ok. Grazie, è stato bello così. Che cazzo di roba sono questi qui? Non sono clicker, ma che cosa sono? Che roba è? Ok, ho capito, sono andato a rompere i coglioni alla persona sbagliata, però ok, al popolo sbagliato. Però non serve che mi trattiate così. Fammi creare un kit medico, va. E qua non si sa mai. Va bene, qua c'è il generatore, dai. No. Perché scappi? No, ciccio bomba. Ciccio bomba via. No. Non ti devi mai fermare. Dov'è sto bastardo? Via. Però non è stato sbagliato fare la guerra prima, ragazzi, eh? Dov'è? Merda. Oh. Sì. Yes.
Ricognizione. Non mi pento affatto di aver fatto la guerra prima del dovuto. Non me ne pento affatto. Siete finiti, vero? Tre kit medici, in realtà ho tutto quello che mi serve. E purtroppo le bombe queste... Che bello, grazie. Sometimes I love you. Sometimes I don't. Mettiamola così. Ok, direi che possiamo tranquillamente salire. Allora, abbiamo appurato il fatto che c'è da recuperare una tessera magnetica. Esplosivi. Colpi di fucile. Prendili, vai. In questa stanza direi che siamo a posto. Sti rumori però qua, ragazzi, appigliano malissimo. Tanto un bastoncino non fa mai male. Poi... Oh God. Sì, però aspetta. Ci arrivo a prendere la tessera. Ci arrivo. Lo so che c'è la tessera. Oh. Assomiglia un misto tra il meme, quello del vecchio con la tazzina che sorride, e Victor Sullivan di Uncharted. Vabbè, che è della Naughty Dog anche quello, quindi insomma matchano le cose. Qua dovremmo essere a posto. Comunque passa la tessera, vai. Quindi se torno indietro... è stato facile. Mi mette la maschera. E questo è stato... Bellissimo! Adoro. Ok, potrei prenderti per il culo una giornata intera. Bellissimo. Apriti. Exploration, cosa mi dai? Nastro, bravo. Hai capito cosa devi darmi, dai. Attrezzi vari. Oh, il mio posto preferito. Integratori 5, giusto? Sì. E ne mancano un fottio ancora. Ok, la stanza l'ho aperta, quindi praticamente posso andare a modificare le mie armi. Oh sì. Al lavoro. Allora, 152 ingranaggi. Allora, capacità caricatore.
velocità di fuoco. Velocità di ricarica, sì. Bello, bellissimo. Allora, mi tengo quello che mi è rimasto. All'arco gli posso dare la velocità di tiro. Però aspetta. Revolver non posso far niente? Eh no, deve essere di livello 3. Shit. Città di ricarica. Dai, capacità caricatore. A questo punto chiudiamo il cerchio, che sono armi che sempre servono. A posto. Ne sono rimasti 17, non credo di poter fare altro, quindi posso anche da un lato ritenermi soddisfatto. Questo devo imparare a usarlo, però. Cosa? Grazie. L'ho beccato! Bel colpo. Morso. Non oggi. Tu? Non oggi. Ottimo. Dividiamoci e assicuriamoci di aver preso tutti questi schifosi. Vieni. Oh! L'ho sbucciato. In cucina! Colpi? Sì. Ma gira il bastardo! Ma mi sa che il bastardo ti va sonoramente nel culo. Basta, ti copro io, capito? Non lasciarlo scappare! Vieni. È andato! Dividetevi. Che fai, ti avvicini o no? Non è qui, cazzo! Sei sicuro? Dai, togliti dai coglioni, così ti attacco, dai. Dov'è lo stronzo? Eccolo qui, nel corridoio! In testa. C'è più nessuno? Beh, sinceramente avrei voluto che andasse meglio questa parte, però vabbè. Manca un colpo subito, per ora. Quindi non ci si può lamentare. Lo vedi? Qui lui non c'è. In questi casi una buona tecnica, e sembrerà un po' un controsenso perché devi essere molto sneaky,
ma è quella di muoversi sempre. Perché semplicemente non gli lasci punti di riferimento. Tutto qui. Lo vedi? Qui lui non c'è. Che cazzo, la porta di merda. Lui è lì. Neanche l'ombra, amico. Cerchiamo meglio. Dai, vieni. Forza. Qualcuno. Ora sei mio, coglione. Come, scusa? Ti ho preso. Chi hai preso, scusa? No, perché io non ti vedo ancora che mi stai braccando. Quindi non cantare vittoria prima di aver vinto la partita, perché si gioca a 90 minuti, ma ci sono anche minuti di recupero, quindi. Quindi, zio, io starei allerta fino all'ultimo. O come direbbe qualcuno, fino alla fine. La faccio la traversata, la faccio. Vediamo che direzione prende, lo sapevo. Che non mi dovevo muovere. Ciao. Arrivederci, grazie, è stato bello così. Ok, direi che ci rimane l'ultimo punto, che è questo qua con la scala, dove possiamo andare su. Sorpresa. Prendila, prendila, zio, prendila, prendila, prendila. No. Ellie. Merda. L'ho spedito dritto all'inferno, eh? Wow. Direi proprio di sì. Finalmente. Ora vomito. Perché non sei stata indietro come ti ho detto? Perché forse morivi? Tu non ti ho ascoltato, eh? Per fortuna una ragazzina non mi ha ficcato una cazzo di pallottola in testa. Sai una cosa? No! Perché non è Ellie? Non deve essere stato facile, ma non c'era alternativa. Grazie per avermi salvato il culo. Non ti viene in mente niente di simile, Joel? Dobbiamo sbrigarci. Fammi strada. Si aspetta. Un attimo. Ok, si può andare. Giro di ricognizione fatto. Lasciamo da sto te che mi sono anche già frantumato un po' i coglioni, eh. Porta Dexter e Nelvi da tua madre, se vuoi. Oh, che bello l'hotel vuoto. Qua
qua posso passare, sì, e mi devi dar qualcosa per forza, zio. Certo, Joe. Non vado da nessuna parte. Buoni. Buonissimi. Mattone ce l'ho già. Integratori? No, alcol. Perfetto per il kit medico, che però ho già pieno. Chi va piano, Joel, va sano e va lontano. Esattamente così. Chi striscia piano va sano e va lontano, più che altro. Vabbè, cazzo da parte, vamo giù, dai. Dobbiamo tornare fuori, trovare quel ponte. Dimmi solo dove andare. Fuori? Ti basta? Vuoi più informazioni? Seconda stella a destra. Scusate, ma c'era anche per me. Allora, golosissimo. Qua che mi dai ovviamente niente. Forse il cassetto, sì. Esplosivi e colpi per il fucile, ma ce li ho già. Io non capisco queste guide a cosa servono. Scusate, sarò ignorante, ma ne devo ancora un po' capire il senso. Ma vabbè, dai, siamo quasi fuori. Sì, siamo praticamente fuori. Wow, guarda un po'. Uno sfondo. La gente li usava per scattare foto ricordo. Sì, lo so che cos'è. Allora, Ellie, c'è qualcosa che ti preoccupa? Non volevo disobbedirti prima. Mi sta venendo il ciclo per la prima volta. Papà, che ti fossi cacciato nei guai. Esce sangue. Non mi importa cosa pensassi. Devi starmi a sentire quando ti parlo. E ovviamente sarebbe morto. Solo che... non importa, Joel. Sto qua c'è fissato proprio, eh. Adesso voglio sentire il rumore che mi piace tantissimo, scusate. Oh. Ma una volta si potevano muove. Sono incollati i piatti. No. Se questo ci può aiutare. Posso, no? Fa la stessa cosa, perfetto. Ma cambia canzoncina magari. Ok. Merda. Pesa più del previsto. Grazie al cazzo, pianoforte a coda. Ehi, mi aiuti? Sei sicuro che possa farcela? Ellie, ho bisogno di te, ti prego. Spingi di più. Ti sta solo allenando. Che ne dici? Perché poi quando ti toccherà spingere sul serio, spingerai. Bullshit. Invece bullshit l'ho detta io, perché pensavo di essere fuori dai giochi, invece no. Invece c'è ancora un'altra stanzetta da affrontare. Grazie. Da 20 anni che i cosi delle colazioni sono ancora qui. Fammi dare un rapido check. Solo la bottiglia, che palle.
c'era già il touchscreen delle casse. Notevole, ma secondo me l'hanno messo con l'aggiornamento, dai. Nel 2013, ragazzi, le casse di touchscreen c'erano veramente poche. Di touchscreen, col touchscreen. Vabbè. Vieni, giù la testa. Adesso io vado giù e cerco di liberare il passaggio. E io che faccio? Tu rimani... Schifo. È un piano stupido, avremmo molte più possibilità se ti dessi una mano. Lo farai. A quanto pare sai maneggiare un'arma. Pensi di farci... Il pigello! Beh, diciamo che ho già usato un fucile. Ma contro dei ratti. Ratti? Era Daria. Bello! Il concetto di... Quelli che ti vendono alla sagra. Vendono perché alla fine cioè, tu paghi per giocare. E anche se fai schifo te li danno lo stesso. Quindi sì, alla fine te li vendono. Tira indietro la sicura. Prendila qui. Tira forte. Così. E appena spari, metti subito dentro un altro proiettile. Ascoltami. Se ho problemi là sotto, tu non devi sprecare un colpo, ok? Ho capito. Ok. E per essere chiari riguardo a prima, non c'era alternativa. Esatto, finalmente l'hai capito. Non so di che. Lo stronzo doveva sapere. Qua c'è da cagarsi addosso.